tutti ragazzi, oggi sono qui da solo, purtroppo la mia assistente Angela ha i suoi impegni, quindi non è potuta venire qui a darmi una mano. Come vedete sono qui a presentarvi un altro cingolato, questa volta un 160/55, 160 cavalli, sempre convertito col permesso di Lumen 15 mi sembra. E convertito da qualcun altro che non mi ricordo il nome, comunque ho trovato tutto quanto su Farming Simulator Italia. Ovviamente come sempre ripeto i link sono in descrizione di ogni video che facciamo. Ogni mod che presentiamo è proprio il link, tranne qualche caso eccezionale, magari il caimano di Marco Lucio e Vitali, quello è un caso eccezionale. Comunque di solito se voi andate a vedere su quella cosa che si chiama descrizione trovate anche quel cazzo di link e anche la pagina nostra, così potete chiedere se magari avete problemi vari. Ma se venite mai a richiedere il link, sinceramente non so se i video li guardate o fate finta. Per me guardate solo i video e poi chiedete il link così come se non avessimo mai detto che i link si trovano in descrizione. Lo diciamo sempre eppure la gente continua a chiedere. Comunque allora questo qui devo dire che prima cosa, vabbè al dirt, come potete vedere l'ho messo a lavorare per 3 ore. 3-4 orette e qualche ara con questo 5 omeri, come sempre metterò in descrizione anche gli aratri che userò. Vedete bello sporco sozzo, come vedete anche convertito, come ripeto queste sono mod convertite, devo dire anche come l'altro molto bello, tutto bello zozzo, anche cazzo anche il sedile mi è andato bene, vedete anche il sound originale fatto bene, anche numero dei cingoli, vedete come sono fatti bene i cingoli, gli sporchi e poi come vedete ha questa cannettina qui sopra che in pratica da quello che ho capito con la forza del gas di scarico l'aria insomma viene buttata dentro questo tubo qui che tiene pulito il filtro, quindi voi mentre lavorate se magari c'è tanto sporco o tanta polvere la potenza del tubo di scarico, dell'aria che esce fuori dal tubo di scarico viene fatta anche passare per questa cannetta che tiene pulito il filtro così non si intasa. Mentre interno è fatto bene, leve tutto quanto, non potete pretendere la perfezione ma diciamo che è fatto bene, non è male, le vette funzionanti, adesso vi faccio vedere. Selezioniamo il trattore e vediamo di selezionarlo, vedete anche le leve destra, destra, sinistra, tutto quanto funzionante perfettamente qua, frizione e se vuoi che il serbatoio non si muove, peccato, o sì, aspetta che proviamo, sì, abbiamo anche il sollevatore, quindi perfetto, tutto bello animato, niente da dire, molto bello, ottimo. Altra particolarità come sempre, questo qui potete togliere il tettuccio col tasto c'è cioè keypad 7, ovviamente selezionando anche il trattore keypad 7, togliete e mettete il tetto, keypad 8 vi spostate da destra e sinistra quando arate per vedere dove cazzo andate, se no rischiate di andare sopra il solco e rovinarlo qua. Poi come tutti anche le possibilità di aggiungere la zavorra, porta zavorra e vengono mostrati anche i pesi, vedete tutto il peso sono 87 kg. Un'altra particolarità è che se voi andate avanti vedete va a 6 km/h, voi aggiungendo la zavorra già questo fa andare 1 km in più, aggiungendo tutte quante le zavorre va a 8 km/h, quindi come vedete le zavorre contano. Un'altra cosa che ho notato è che se voi andate in retromarcia è più veloce, quindi sembra di provare a arare in retromarcia ma è anche più veloce, anche se è impossibile dato che si tira, quindi è tirato, quindi fa fatica. Poi vabbè i fari funzionano perfettamente, niente da dire, posteriori anche tutti quanti i fari, posteriori e anteriori, quindi l'ho fatto tutto bene, funzionano anche le frecce, perfetto, ottimo, quindi flash funzionale, non ci sono e vabbè. Che devo dirvi, se magari vi piace ancora anche questo cingolato qui, controllate sul sito, sul forum Farming Simulator Italia per trovare altri cingolati
cingolati, magari vedrò di cercare anch'io, così ho sempre qualcosa di decente da presentare, dato che per ora purtroppo c'è poco da fare, al massimo escono 2-3 mod alla settimana, più o meno, 4 penso, al massimo, e purtroppo non resta che presentare questi piccoli trattori italiani che a molti interessano, e purtroppo non ce ne sono molti, cioè in giro no, però su questo sito, in questo forum qua sì c'è, quindi ne ho approfittato, dato che è un forum che vedo che sta andando dritto e vedo che combattono molto bene, fatte bene, più o meno bene, non è che bisogna partire dalla perfezione, ma meglio di niente, se davvero sono tutti i territori russi, bene così qua. Bene ragazzi, direi che dopo questo test in modo è tutto, spero vi sia piaciuto, spero che magari qualcuno possa interessare a questa mod qui, così almeno la mia presentazione ha qualcosa di sensato. Come sempre vedo che gli iscritti aumentano, ma purtroppo visualizzazioni calano molto e questo non so spiegarmi perché, a parte il fatto del monitor merdoso, ma per adesso ragazzi questo è... non posso fare magie, se avessi un... sto ancora cercando lavoro, lo trovo un lavoro decente, ma li vedrò anche di migliorare. Però se almeno mi sostenete anche voi, forse ho un motivo in più per impegnarmi a trovare qualcosa, a fare qualcosa di meglio e il resto. Comunque dai, spero che gli iscritti che ho non, almeno cerchino di essere più coinvolti nei miei video e non semplicemente aumentare gli iscritti, il resto le visualizzazioni fanno sempre uguale, quindi non lo so, io continuo. Vado sempre avanti, chi se ne frega di chi dice e chi mette non mi piace, sono sempre gente stupida. E spero che la gente mi segua di più. Vedrò anche di trovare qualcosa, ma però ragazzi, così è, così resta. Non si può fare salti mortali cambiando roba così. Bisogna anche trovare i modi. Almeno far tornare dietro qualcosa. Non che compro tutto quando mi trovo che non ho più soldi per fare nulla. Buono ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!